Direi di installare la guida del perno della pompa della benzina. Ecco, allora vado a mettere un altro foto sigillante, la guarnizione, ovviamente, un altro foto sigillante anche tra la guarnizione e la guida in bakelite, poi ovviamente la guida per il verso giusto. La spingiamo fino ad arrivare in fondo. Ecco, entra anche abbastanza bene. Poi un altro po' di sigillante sul bordo, in questo modo. E la guarnizione. Prima di inserire il perno vado a lubrificare e poi vado a fare un'altra cosa importante. Vado a vedere se il perno si muove correttamente, cioè fa su e giù, altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Si muove, quindi sistemiamo poi la pompa al di sopra di tutto il meccanismo e un po' di loptite anche qui, frenafiletti, rifarelle e dadi. Non importa fare un tiraggio esagerato dato che c'è la bakelite e quindi si potrebbe rompere. Facciamo una cosa normale. Sistemerei anche lo spinterogeno e lo andiamo a innestare. Vedete, c'è un innesto apposito, quindi non si sbaglia all'interno dell'altro innesto del carter, come vedete. Poi lo andiamo a regolare successivamente. Intanto lo installiamo. Quindi facciamo collimare le due scanalature, ci siamo, un pochino di olio non fa mai male, anche all'interno, e andiamo a inserirlo all'interno. Ecco qua. Una visione dell'interno delle viscere del motore rimontato. No, troppo spettacolare. E anche l'altra parte. Vado ad applicare un po' di sigilla flange sulla battuta del cilindro. Almeno non ci saranno perdite, appunto tutto sarà sigillato come si deve. Poi andiamo a mettere l'anello distanziale e un'altra bella imburrata, perché qui altrimenti si troverebbe una superficie sguarnita, ecco appunto. Faccio scorrere un po' la biella, lubrifico i perni. Lubrifico anche quello interno del pistone, vedete, sfilo lo spinotto con le pinzettine e vado a inserire tutto il complesso all'interno. Inserisco poi il perno. Prima di spingere il cilindro all'interno, vado a posizionare il fermo, stando attento a non farlo cadere nel carter. Ecco perché ho lasciato il tappo dello scolo dell'olio aperto. Almeno se cade qualcosa,
quindi possiamo spingere tranquillamente il cilindro all'interno. E qui ci siamo. I cilindri sono montati, quindi possiamo passare al montaggio della testata. Stessa cosa per le testate, un po' di sigilla flange e poi andremo a mettere lo spessore di compensazione, che è quello che abbiamo calcolato per non far picchiare, diciamo così, il pistone nel cielo della testata. Questo è il nostro anello, lo andiamo a posizionare. Prima di inserire la testata dobbiamo inserire appunto i foderi delle aste e le andiamo a fornire della guarnizione. Vedete, è una guarnizione in silicone conica che andrà poi ad innestarsi in appositi fori sia nella testata che nel blocco Carter, quindi svolgiamo l'operazione per tutti e quattro. Inseriamo prima la testata per il verso giusto, abbiamo controllato che non ci fosse impurità all'interno dei cilindri. Prima di arrivare in fondo cominciamo a collocare i foderi delle aste, altrimenti dopo è un problema veramente metterli. Anzi, non è un problema, è proprio impossibile. Tutti e quattro. Sta cominciando veramente a diventare un bell'oggettino. Vedete, ora poi inseriamo le rondelle e i dadi e andiamo a tirare la testata. Controlliamo ancora una volta che tutto sia nel giusto ordine. Iniziamo. Io ho messo un po' di sigilla flange anche sotto le riparelle interne, poiché dai prigionieri potrebbe uscire dell'olio, quindi con il sigilla flange dovremmo essere relativamente protetti. Adesso tocca i dadi. Prima li abbocchiamo tutti. Comincia a prendere forma, abbiamo inserito anche questo lamierino importantissimo che dirige il getto dell'aria proveniente dall'alto verso le parti laterali dei cilindri raffreddandoli. Il tiraggio va fatto in due fasi, c'è un primo avvicinamento a 10 Nm e poi il tiraggio vero e proprio con l'ordine di sequenza del manuale, e poi il montaggio della testata sarà finito. Adesso partiamo con il tiraggio vero e proprio nella giusta sequenza.
Bene, il tiraggio della testa è concluso e andiamo adesso a verificare nuovamente se la testa del pistone urta nella testata.